Benvenuti a Tavola è un programma presentato da Caffitali Abelluno. Un caloroso saluto da Stefano e Graziano del Tivoli di Cortina. Un caro ringraziamento anche a Andrea della Mela che ci mette a disposizione la frutta e la verdura con la quale prepariamo i nostri piatti. Allora, il piatto di oggi si chiama Incontro d'inverno. È un dessert non tanto dolce, un po' particolare. E l'incontro è dato dal radicchio di Treviso, che tradizionalmente non viene usato per i dolci, insieme al mandarino. Adesso Stefano ci farà capire come funziona. Andiamo a preparare la mousse leggera al mandarino, scaldando la panna e il latte. Una volta che panna e latte siano circa 60 gradi, andiamo ad aggiungere dello zucchero. E portiamo il tutto a 80 gradi. Quando la nostra panna e latte sono caldi, andiamo a versarli nel cioccolato, così sciogliamo il tutto, un po' alla volta. Andiamo ad aggiungere la coda di pesce che prima abbiamo messo in ammollo al restante della panna nella pentola, strizzandola bene. Lo aggiungiamo al nostro composto, aggiungiamo dell'altra panna fredda, circa la metà della quantità che abbiamo scaldato, e per ultimo il nostro succo di mandarino. Mettiamo tutto in frigo per 12 ore e poi lo andiamo a montare in planetaria. E questo è il risultato della nostra mousse. Ora andiamo a impiattare questo dolce particolare. Mettiamo la nostra mousse al mandarino che abbiamo preparato prima. Del mandarino arrosto, che viene cotto per 2 ore a 140 gradi, avvolto nella stagnola, poi frullato e aggiustato di sapore con zucchero e aromi. Una mousse all'acqua e anice, molto soffice, del riso soffiato, cotto, essiccato, del radicchio candito, mandarino sempre candito. Con la buccia del mandarino abbiamo preparato dei piccoli canditi. Aggiungiamo delle zeste sempre di mandarino, passate anche queste in uno sciroppo. Oh, c'è un monello che ci sta portando il gelato al radicchio. Lo conosco questo monello. Grazie Federico. Prego. Ecco qua. Grazie. Andiamo a mettere una quenelle di gelato al radicchio. Per un ultimo tocco, con la parte che non abbiamo utilizzato prima del radicchio, l'abbiamo essiccato e creato una polvere, giusto per rinforzare un po' il nostro gelato. E l'incontro inverno è pronto. Un caloroso saluto da Stefano e Graziano del Tivoli.